Signore e signori, vogliamo presentarvi un filmato che non vedrete mai trasmesso da una televisione italiana. Vi preghiamo di prestare attenzione. Next house. Anche questa casa qui a sinistra è stata colpita dal cancro. In quest'altra casa vivevano un uomo di nome Jack Fass e sua moglie. Lui è morto di cancro. Lei ha partorito un bambino deforme. Un giorno ha affogato il figlio nella vasca da bagno e poco dopo si è suicidata. In quest'altra casa che vedete a sinistra, il padre è morto di cancro. La madre è attualmente malata di leucemia. E la figlia ha un cancro alla tiroide, ma si sta curando. Qualcuno da qualche parte si è seduto attorno a un tavolo e ha deciso di mentire. A forza di mentire ci crederanno. E in effetti gli abbiamo creduto e c'è gente che ancora oggi gli crede. Per la stampa economica, la General Electric è la compagnia più potente degli Stati Uniti e sta rapidamente espandendo il suo controllo sui mercati di tutto il mondo. La NBC, l'Outpoint e la RCI sono di proprietà della General Electric, la quale si gloria della propria leadership su ogni articolo che produce. L'unico articolo che non viene mai menzionato sono le armi nucleari, benché anche in questo settore la General Electric sia leader. A Danford, oggi la General Electric costruisce componenti essenziali per sistemi di armi nucleari più di chiunque altro nel mondo. La quantità di rifiuti tossici e radioattivi che produce negli stabilimenti e nelle unità di ricerca continua a crescere. La General Electric invita i dipendenti a rendere noto alla direzione qualsiasi dubbio riguardante la salute e la sicurezza. Noi diamo ascolto ai nostri dipendenti. Il loro parere è importante per noi. Sono convinto che le persone più vicine al lavoro lo conoscano meglio di tutti gli altri. Noi teniamo conto delle loro idee e ognuno dei nostri dipendenti può dire: ho fatto una proposta e quei tipi lassù mi hanno ascoltato e si stanno muovendo. Il nostro è un rapporto di collaborazione. La General Electric ha emesso una circolare che impediva qualsiasi commento sullo stabilimento di Knowles da parte dei dipendenti. Chi verrà meno alle direttive, si legge sulla circolare, andrà incontro al licenziamento, ad una multa di $100,000 e alla carcerazione a vita. Ci stiamo muovendo, collaboriamo con loro e il risultato è che loro sollevano questioni sempre più significative, sono diventati più sicuri di sé e sollevano questioni importanti. Ci impegneremo in ogni modo perché tutte le persone che lavorano per noi diventino degli ambientalisti. Stiamo tinteggiando e illuminando tutte le nostre fabbriche secondo standard innovativi, in modo che le persone che ci lavorano si sentano in un luogo pulito e sicuro. La produzione di armi nucleari è un business che nessuno vuole più. Uno dei rivenditori che hanno aderito alla campagna è la catena di supermarket del Midwest More 4, che ha smesso di vendere i prodotti della General Electric quando il comproprietario Greg Erickson si è stufato del martellamento pubblicitario della General Electric. La General Electric non dà affatto vita a cose buone, bensì inganna l'opinione pubblica, inquina il pianeta, produce rifiuti tossici, irradia i suoi dipendenti ed è uno dei maggiori costruttori di armi nucleari del mondo. Trovo che i loro spot siano disgustosi. Trovo che questo spot sia disgustoso. Il programma Sunday Today è presentato da General Electric. Dalla plastica ai servizi finanziari, diamo vita a cose buone. You and me, we are threatened to be invisible.
aspetta un minuto. La magia. L'uovo del serpente si sta per schiudere. Stiamo entrando nel terzo millennio e il serpente vuole uscire. Voi vi chiederete perché proprio a Milano? Non lo so. Qualche cosa deve succedere. Il terzo millennio, eccoci qua. Io perché mi sono vestito così? Non lo so, ma penso che sono vestito così perché siamo ancora in un bieco profondo e buio, medioevo. Siamo gli stessi. Io voglio tornare nelle piazze perché nell'era della grande e globale comunicazione non sappiamo più niente, non riusciamo più a distinguere niente, il miracolistico dal normale, il vero dal finto. La grande globalizzazione della comunicazione ci ha reso sordi, non sappiamo più dove siamo, chi siamo, da dove veniamo, non sai più dove guardare. Mi guardi sullo schermo e sono a 30 centimetri dal tuo orecchio. È questa la verità. La nostra vita è una vita di repertorio. Io voglio fare il ciarlatano. L'unica cosa di libero che ho è la voce. La parola è libera. Noi non lo siamo più. E allora voglio... Mi sono camuffato così perché voglio la piazza. La piazza del Medioevo, dove si conoscevano tutti, dove ci potevi trovare tutti, i truffatori, i falsi, gli usurai, ci potevi trovare chiunque, della gente con dei capelli che non si sa più che tinta sono, una roba come Mastro Geppetto, non so. Signora, lei non questa, cos'è, antirugine o uno shampoo? Non mi... Allora, non si capisce più dove andate voi. Da che secolo sta? Da quant'è che cammina così? Da dove la porta? Noi non sappiamo più chi siamo. Io so solo che siamo ancora nel 2 o 300. Altro che Europa del 2000, del 200. Dio mio, ci siamo gli stessi. Ci sono gli yucchi, i falsi bondoni, i reliquiari. Questa massa di poveri come c'era nel Medioevo ci sono ancora, basta aprire una televisione e guardare. Poveri contro poveri. L'unica differenza da qui a una piazza nel Medioevo è che qui avete pagato un biglietto, ma devo ben vivere io, lei mi guarda così e ci mancherebbe che anche fossi un miserabile. Come cazzo farei a farvi sorridere con una vita da miserabile, ma... Questa è dura, buttarla giù, lo capisco. Questa è un po' dura. Però ci sono. Non è cambiato niente. C'erano le guerre dei cent'anni come oggi. C'erano le Giovanna d'Arco. Ma perlomeno Giovanna d'Arco faceva dei casini e l'hanno bruciata. Ha fatto dei casini ma ha pagato lei. Oggi c'è la Carrà che fa dei casini e fa pagare noi. Ma che cazzo c'entriamo noi con uno che lo prende in Australia? Beh, vai in Australia, vede dei vecchi abbandonati lì droga e li porta giù a spese nostre. Ma che cazzo dici? Dai una telefonata, non ce l'hai? C'è la teleselezione, non ci sono le stesse cose. Chi è? Non ci sono i barbari oggi, non ci sono gli stessi barbari che c'erano, i lanzichenecchi che facevano a fette l'umanità, e più la facevano a fette più il loro cachet aumentava. L'Algeria non è l'anzichedecca. Chi è che gridava dopo di me non crescerà più l'erba? Chi? Ve lo ricordate? Attila, perché non c'è oggi. Gli israeliani cosa dicono? Dopo di noi non cresceranno più palestinesi. 750 villaggi abitati da palestinesi, una volta erano così, dopo 10 anni erano così. Notate però l'anima ecologica israeliana, l'albero l'hanno conservato e sono straordinari. Non siamo nel Medioevo. La storia, chi la scrive la storia? Il feroce Saladino. Se andate a vedere alla cattedrale di Chartres
c'è un basso rilievo dove vedi proprio la televisione del Medioevo, nei loro dipinti, e i loro dipinti ti fanno vedere come funzionava la famiglia del Medioevo. C'era la donna idealizzata in alto, bellissima, la moglie, in basso c'erano tutta la corte e in centro ci stava il signore, la donna su, il signore in mezzo e la corte in basso. Però nel dipinto il signore non guardava la moglie, guardava la prostituta in basso. Avevano la donna per fare i figli e la donna per fare i pompini, esattamente come Clinton oggi, che ha Hillary sopra e la segretaria sotto. Esattamente, non è cambiato niente. Questo è il vero Medioevo. Le è sembrata troppo forte, signora, la menzione. Cambieremo nomi. Cambieremo il nome. E questo Cuor di Leone, Riccardo Cuor di Leone, è lui che scrive la storia. Adesso è in Africa, gira in Africa, si fa ben volere in Africa. Clinton è là in Africa. Quando dà la mano, i capi dei governi non si fidano più, perché lui, come ha una mano, se la mette in qualche posto. Ma non è possibile. Ma questa è la suburra medievale. Monica Lewinsky, che va in televisione e dice: sì, vi ho fatto un Clinton. Perché adesso si dice così, fare un Clinton. Una volta farsi un Clinton era un bicchiere di vino alla fragola. Adesso farsi un Clinton è un casino. E lei al mondo dice: vi ho fatto un Clinton. Monica Lewinsky è una che non ha peli sulla lingua, se ce li ha sono del presidente degli Stati Uniti, di cazzo, è la madre della suburra. E la povera Hillary voleva far castrare il cane. Ma il guaio è che viviamo di queste cose. Perlomeno nel Medioevo c'era Dio, c'era un po' di anima e un po' di religione. Oggi viviamo di queste cose qui. E Clinton è uno che, se non si fa fare un giorno sì un giorno no quelle cose lì, bombarda, sono case, bombarda. Da questo punto di vista, ciao. Da questo punto di vista noi siamo la nazione più pacifista del mondo, col nostro Presidente della Repubblica, che l'ultimo pelo che ha visto è del collo di volpe del cappotto di Loden della figlia del 35. E lui bombarda! Lui bombarda! Lui vuole allenarsi! Noi oggi assistiamo alle grandi forze di pace, abbiamo dipinto i cannoni di bianco e i guerrieri li chiamiamo forza di pace! E siamo diventati la più grande portaerei americana del mondo, aerei che viaggiano, F-105 che viaggiano bassi. Sono i famosi aerei paduni, viaggiano bassissimi, volano talmente bassi che in Sardegna ci tosano le pecore. Due passate c'hanno già il maglioncino. Armi temibili, le famose armi intelligenti. Gli americani hanno inventato un missile che uccide solo quelli con i baffi. C'è D'Alema che non esce da una settimana di casa. Dio. Aerei che vanno e vengono e s'allenano la grande guerra santa. Il feroce Saladino dovrà essere annientato. E allora si allenano nelle nostre valli, vanno nelle nostre valli e volano bassi, non tenendo presente che in Iraq si scia pochino e tranciano. Aerei che li trovi in posti sempre più incredibili. Io mi ricordo che andai alle medie, entrai a scuola in bicicletta, mi sospesero 10 giorni. 2 anni fa un aereo è entrato in una scuola a Bologna, ha fatto 15 morti. Che cazzo ridi? Questa è una tragedia. 15 morti. E la giustizia, la grande giustizia medievale, ha dato il responso. Non è successo niente. Madri, fermi, madri! Fate entrare i vostri figli alla scuola dell'aeronautica prima che l'aeronautica entri a scuola dei vostri figli. Questa è la grande giustizia.
E noi pensiamo di cavalcare il terzo millennio. Dio, che ipocriti! Occhio al piede, sì, mettilo prima là. No, la cosa che mi fa impazzire è questa, ora ve lo dico a voi, a tutti, anche lassù. Sono le prime file, sono gli omaggio e autorità, aspetta. Sì. Sono quelli che hanno detto, stasera non ho voglia di stare in casa a vedere la televisione, vado a vedermi Grillo, e mi stanno guardando in televisione. È strepitoso. E allora, lo svengo, signore, ha pagato, mi si siedo qua. Lei pensava di pagarmi e avermi sulle ginocchia. Mi dia un po' di differenza adesso, caro. Ah, no, me la dà la differenza. Io, perché non siamo nel 2-300, non ci sono oggi gli eretici, vengo. Non ci sono gli eretici oggi. Facciamo finta di non vederli, ma ci sono gli eretici e li stiamo abbrustolendo. E come li abbrustoliamo? A fuoco lento, questo metto ce lo stiamo rosolando piano. Dio mio, torniamo a non ragionare più. Torniamo ad impulsi. Cominciamo a guardare le facce per giudicare un po'. Questo metto, guardatelo. Come fa a essere un ciarlatano un metto così? Sembra una cavia, un popolino bianco, un ometto straordinario, un ometto che da 30 anni fa questo lavoro e noi lo sappiamo oggi nell'era globale dell'informazione. Abbiamo una velocità di apprendimento straordinaria. Dopo 30 anni sappiamo di questo ometto. Hanno cercato, lui dice, di investirlo 3 volte in bicicletta. Non credo io. Io credo che lui andando in bicicletta col collo messo così, la gente dietro dice, tanto gira a sinistra, e l'abbiano investito 2 o 3 volte. Lo metto tutto storto, io altre volte quando lo vedo dico, ma pensa un po' se lui incontrasse Cuccia, lui così e Cuccia così, come cazzo fanno a vedersi? Vedete che si facessero una polaroid sulla faccia. Allora, voglio dire, quest'uomo ha offeso e ha tuonato. Ha tuonato la bestemmia più eretica che si può dire oggi. Questo metto ha tuonato in una pretura di Lecce. È venuta fuori l'informazione che dell'esistenza dell'ometto. Perché è da 30 anni che fa quei lavori lì. Sapete quanti di Bella hanno fatto fuori in 30 anni? Senza che noi sappiamo niente. Vi ricordate un certo veterinario, Bonifacio era un veterinario, aveva scoperto che alle capre non veniva il cancro, fece studi su studi, lo radiarono da tutte le parti, morto quasi in miseria, proprio gli parlavano dello stregone del ciarlatano. Il siero K101, Wugner, la bionica, la biotronica, Pantellini curò la moglie, malata terminale che non aveva dato più speranze, con succo di limone e ascorbato di potassio, succo di limone e ascorbato di potassio, guarì dal cancro, non cagò più per 2 mesi, ma guarì dal cancro. Ebbene, 6 mesi di limonate, caso vorrei vedere chi. Quanti ne hanno fatto fuori? Quanti? La storia è piena. L'inventore della chimica l'hanno fatto fuori. Avogadro nel 1864 gli dettero del cialtrone. Lui che inventò la chimica moderna. Boltzmann, l'inventore della stratificazione dei gas in espansione. Straordinario, si suicidò dalla vergogna. E questo metto si permette di tuonare. E noi lo sappiamo dopo 30 anni. Dopo 30 anni sappiamo dell'esistenza. Come abbiamo saputo dopo 30 anni della scoperta della penicillina, scoperta nel 1925 da Fleming, ma conosciuta da noi nel 1945, grazie alla guerra. Se non ci fossero stati feriti, la penicillina non veniva fuori. E Fleming inventò la penicillina, non con la ricerca, ma con la curiosità, non con i miliardi, ma col cervello. Fleming inventò la penicillina per caso, come tutti i grandi scienziati. Stava studiando un'altra cosa, starnutì, una cacola andò sulla cultura e vide che la cacola fu mangiata da questi strani batteri. E pensare che noi le cacole le buttiamo via, ma lei capisce? Pensare, se Fleming avesse fatto le palline e le avesse attaccate.
saremo arrivati qui in buona salute. E dopo 30 anni, questo metodo corretto che dà agli ammalati l'acido ascorbico, non la vitamina C, perché sa che l'acido ascorbico costa un centesimo della vitamina C. L'uomo che ti dice prima di prendere la vitamina C, attento a non scioglierla nell'acqua del rubinetto, perché c'è il cloro, e il cloro porta via l'effetto benefico della vitamina. Nessun medico l'ha mai detto. E ti dice, non metterla nel cucchiaio. Il cucchiaio di metallo trasforma la vitamina che c'è. Stai attento. Un momento così si è permesso di dire, bestemmiare, di dire all'autorità, io non ho mai preso una lira. Cosa? Eretico! Eretico! La gratuità è rivoluzionaria. Se uno ci arriva, io ci arriverò a caso. Tra un po' di anni ci metto. Però. La gratuità è rivoluzionaria. E il gota dell'autorità ecclesiastica, medico ecclesiastica, si è mossa, perché lui ha detto così e l'ordine dei medici ha tuonato. Verifica fiscale in casa di Bella. E gli hanno trovato 5 biciclette. 5. 4 storte, tutte a sinistra. 5 biciclette. Lui, l'eretico tuona. E il monastero, con la grande sacerdotessa, tuona anche lei. La grande sacerdotessa, la Rosy Bindi, che un giorno l'ingegneria genetica ci dirà cosa cazzo è quella lì. Allora noi, ha tuonato. E allora con le parole approviamo fino a un certo punto la somatostatina. Siamo venuti a conoscere questi farmaci che nessuno sapeva cos'erano. Noi eravamo abituati alla costanzostatina. La costanzostatina era un farmaco che guariva uno su 10.000. I più ruffiani. La somatostatina, la coca si spaccia davanti alle scuole, ma la somatostatina è durissima. E il monastero ha tuonato. Facciamo il protocollo. Ci hanno messo 20 giorni a fare un protocollo su studi di 30 anni. 15 giorni, 20. Ha fatto il protocollo. Come hanno fatto il protocollo per le grandi invenzioni? Succede questo. Non so, per volare, Montgolfier aveva scoperto il volo. È stato il primo Montgolfier. Ha gonfiato un pallone e volare era gonfiare qualcosa più leggero dell'aria. L'autorità diceva quello. Un giorno arrivano i fratelli di Bella, i fratelli Wright, con l'aereo. E hanno detto, guardi che anche noi riusciamo a volare, ma non dica cacciate. Guardi che voliamo. Va bene, facciamo il protocollo. Hanno preso l'aereo e hanno cominciato a gonfiarlo. Hanno detto, ma che cazzo dice? Vede che non vola. Sì! E noi siamo in mano a questi assatanati. E noi vogliamo. E più cure ci danno, più noi vogliamo cure. Guardate che la medicina è una legge della domanda e dell'offerta incredibile. Perché la domanda è illimitata. Noi vogliamo sempre più cose. Anche per noi vogliamo sempre più cose. Non ci accontentiamo di niente. Ci fa male un orecchio. Vogliamo un attack da 8.200.000. Ti fa male un sopracciglio, una risonanza magnetica da 9.400.000. Nessuno partorisce più. Una volta il parto era una bestemmia, dirò, un evento naturale. Oggi il parto è un'operazione chirurgica che si chiama taglio cesareo, costa 8.400.000. Si fa entro le 18.30, così il medico può andare a casa a mangiare. Decide lui quando nasce tuo figlio. E noi siamo assatanati. C'è gente che si cura in previsione che fra 2 anni starà male. La vecchiaia è diventata una malattia, e quando tu ti senti un malato, lo specialista è lì pronto a darti la tua malattia. E c'è lo specialista di tutto. Qualsiasi cosa c'è lo specialista. C'è lo specialista dell'ovvio, del nulla. E in quest'epoca di nulla c'è lo specialista del nulla, che è quello che ti dice a 10 milioni al mese, che se mangi poco, spesso,
senza grassi e fai un po' di movimento, stai bene. Ma vaffanculo, lo diceva mia nonna 50 anni fa! Gratis! Lo specialista del tuo corpo, lo specialista della tua mente, oggi senza un certificato firmato da un sacerdote, così non vai da nessuna parte, non vai a militare, non guidi la macchina, non espatri. Ragazzi, e c'è lo specialista dell'affetto, dell'amore, ti insegnano come educare i tuoi figli. Ma c'è il professor Bossi, uno, ma molto più pericoloso di quell'altro. È un andrologo che va nelle scuole a insegnare ai nostri ragazzi come fare l'amore in termini scientifici da specialista, e dice l'erezione del membro deve avere un excursus di 6 centimetri, la penetrazione deve essere dal basso verso l'alto, la vagina si deve dilatare un po' e l'orgasmo deve giungere entro 6 minuti e 10 secondi con... Oh, lui dice queste cose, lui che non ha mai scopato in vita sua. Ma cos'è? E noi, specialisti, se non abbiamo lo specialista, ce l'andiamo a cercare, specialisti, cazzo. Allora scriviamo, e dove non arriva lo specialista, arriviamo noi con la nostra mente perversa. Quando ci dicono il cancro dipende da te, la scienza può fare quello che può, ma devi prevenire. Previenitelo il cancro. E c'è gente che cade nella trappola della prevenzione e si autopreviene. Sono cose che noi ci ridiamo, ma sono cose diaboliche. Queste tre sorelle hanno fatto la prevenzione, si sono fatto togliere seno, utero e ovaie, hanno detto col cazzo che a noi ci viene il tumore. No, perfetto. Sono cose vere, questo è il vero medioevo. Noi chiediamo salute, la vita stessa è diventata una malattia, siamo tutti rincoglioniti essere vivi e essere malati. La vita è una malattia che si trasmette per atto sessuale, e allora vogliamo le malattie, le chiediamo. Per chi so, mio figlio, dice questa signora che scrive, mio figlio ha il bruxismo. Perché? Perché lo specialista, il dentista, gli ha detto che ha il bruxismo. Ma caso, ti griglia i denti, no? Perché gli danno un nome. E quando hai il bruxismo, dici, cazzo, cosa c'ha il bruxismo? Ce l'hai nel culo, come fa? Uno ti grignava. Tutti di notte abbiamo fatto dei casini, se no come avresti te dei capelli così, se di notte non te li strappassi con le mani? Però nessuno è mai stato malato di bruxismo. Una volta ti sanguinava il naso, sangue dal naso, no! Hai l'epistassi. Cazzo. Le pistacce, non mi avete mai detto niente. E il medico, il dentista, dice a suo figlio: leggete, non vi racconto delle balle. Digrigna i denti, il fenomeno assume un carattere sempre più accelerato. Il dentista consultato ha chiarito che il suo bruxismo ha origini nella sfera psicologica. Cominciano a vederlo come un piccolo e lieve malato mentale. E la madre guarda suo figlio e leggete. E lo guarda e lo controlla di giorno e dice: ma com'è possibile che sia un malato mentale se mio figlio Maurino si comporta così normalmente? È lei che è paranoica, non è il bambino. Il bambino sta da Dio. Diamo uno spunto a questi cialtroni e saremo tutti cronici. Quell'altro che scrive: dottore, mi aiuti, da anni ho dei periodi con feci formate e periodi con feci prima formate e poi poltace. Che vuol dire? Un po' cago duro, un po' cago mollo. E poi dice, però, dalle 15 alle 17 scorreggio. È grave, dottore! È gravissimo! È gravissimo! E allora noi siamo in questo triangolo delle Bermuda. Noi invece di scomparire raddoppiamo, triplichiamo in questo triangolo tra la casa farmaceutica, il farmacista e il medico. Il medico è diventato ormai uno spacciatore di ricette. Il farmacista è peggio di un usuraio. E l'avidità del farmacista. C'è un farmacista, no? Dio! Dio, fammi sentire!
Io ho rabdomante da farmacisti, fammelo sentire. No, ne percepisco uno in questa fila qua. Lei, signore, ha preso qualche farmaco però ultimamente. Il farmacista è uno che riesce a vendere qualsiasi cosa perché si è inventato. Siete arrivati adesso? È che io ho cominciato, che non vi aspettavamo. Scusa, gli dico un attimo le prime battute. Ho fatto un po' di battute su Clinton. Ha perso solo un secolo. Mi dispiace. Noi saremo annientati da questo. Farmacista, dicevo, il farmacista è una persona avidissima. Riesce a vendere qualsiasi cosa oggi un farmacista perché si è inventato una parola strategica. Noi dovremo sempre dubitare sulle parole. Il nuovo Medioevo è fatto con le parole. Dovremo brevettarle. Il farmacista si è brevettato una parola e che con quella parola lì riesce a vendere qualsiasi cosa. La parola è coadiuvante. Zoccoli. Ma sono zoccoli? No. Sono coadiuvanti della circolazione periferica. Ma che cazzo dici? Sono degli zoccoli marci da spiaggia. E noi assumiamo qualsiasi cosa, qualsiasi farmaco ci venga preposto dall'autorità competente. I nuovi farmaci, l'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, ha detto ne basterebbero 600, in Svezia ce ne sono 500, in Danimarca ce ne sono 450, in Italia ce ne sono 32.000! Metà dei quali non fanno niente, li paghiamo, e poi non è detto che un farmaco non faccia niente. Un farmaco qualcosa fa, non sai che cosa fa, ma fa. Il 45% dei farmaci che noi assumiamo non servono per la malattia che ci è stata prescritta, funzionano per l'effetto placebo. Questo effetto che ci dicono sempre che c'è, ma c'è l'effetto placebo. L'effetto placebo è che se ti danno un cachet, per tu stai male, tu sei convinto che ti faccia bene, lo butti giù, sei talmente convinto che il tuo corpo reagisce e stai bene. Il medico che ti ha dato il farmaco vede che stai bene, anche lui pensa che sia il farmaco. Si chiama rincoglionimento a due simultaneo. Fermi! L'effetto placebo, uno dice sì, un cucchiaino di acqua distillata, lo zuccherino, esiste anche nelle operazioni chirurgiche. Nelle operazioni chirurgiche, vi faccio vedere la dimostrazione, hanno fatto delle operazioni finte per angina pectoris, per mettere un bypass, cioè hanno aperto il torace, poi l'hanno richiuso, non l'hanno fatto l'operazione, effetto placebo. Lui si è aperto e richiuso, e agli altri gli hanno fatto l'operazione col bypass. Guardate i risultati, per cortesia, che non mi invento io. Quelli a cui è stato fatto l'effetto placebo, l'incisione, l'operazione finta, aperti e richiusi, sono guariti tutti. Il 100%. Quelli che l'hanno operati veramente, il 25% non ce l'ha fatta, poverino. Questo siamo in mano ormai a dei serial killer. Sono i grandi serial killer dell'epoca più buia dell'umanità. E fanno la ricerca. Ricercano, e mentre ricercano, 6.250.000 persone oggi in questo momento in Italia sono a letto con una banalissima influenza, e loro ricercano l'AIDS, la più grande bufala di questo secolo. Ma cazzo, sta regredendo! Vi ricordate le previsioni apocalittiche dell'82? 60 milioni di sieropositivi dovrebbero essere, tutte le puttane che fosforescenti, che cazzo ne so? Tutto doveva essere. Sta regredendo e nessuno ci riesce a capire un cazzo. Un Nobel, Duisberg, Mills, Nobel per la chimica, 200 scienziati stanno dicendo quello che un eretico e tanti eretici hanno detto fino a 10 anni. Robert Gallo,
di origini piemontesi. Sapete come sono i piemontesi? Falsi. Falsi. Scoprì il virus HIV, un retrovirus, retro, dal retro, nel 1981. L'epidemia di AIDS scoppiò nell'82. Prima scoprirono il virus e poi ci voleva l'epidemia, sennò che cazzo di virus era? È come scoprire un assassino e poi ci vuole il morto, sennò che cazzo è di assassino? Dio santo. Dicono che è un virus, è un retrovirus che muta. Ogni 5 miliardi di dollari di finanziamento muta. Sono finiti, rimuto. Dio mio. E mentre noi siamo qua 6 milioni e mezzo di persone a letto con un virus nel terzo millennio, vuol dire che ha vinto il virus. Ha vinto il ricercatore che ricerca e il virus ce l'ha sulla spalla che dice: ma che cazzo stai facendo? Ma dove guardi? Ha vinto il virus. I vaccini. Questa è un'epoca terribile, signori. È un'epoca terribile. Di bello ha scatenato qualcosa che era dentro di noi. È il periodo più bieco che abbia mai visto. Vengono fuori teorie contro teorie. Uno si cura con i fiori di Bacco. Gente che beve e si piscia addosso. Dove la butti? No, dammela qua. E si beve nel piscio. È molto peggio stare male adesso, in questo momento di transizione. Io spero che verranno fuori le cose vere. Spero! Allora, l'informazione non c'è. E io muoio o vivo se ho un'informazione giusta o sbagliata. No? Se hai il culo di averci l'informazione giusta, vivi. Se no muori come uno stronzo. Muori. E questi qui vanno avanti. Tu vai dal farmacista, ti dice: senta, signor farmacista, mi darebbe per cortesia, ho un po' di catarro, mi dia un mucolitico? E il farmacista: prego, venga. Guardi, si prenda questo mucolitico. Ti dà il mucolitico per scendere il catarro e ti dice, fate la prova, ti dirà sempre: ci beva molta acqua dietro. Molta acqua, sa, perché sa benissimo che quello che scioglie il catarro è l'acqua. Non è il mucolitico. Però il mucolitico come reazione secondaria all'asma. Allora, io ho un'informazione seria, sopravvivo, ce l'ho sbagliata. Allora, 12 primari pubblici tedeschi decidono di fare un libro, informiamo la gente cosa non deve prendere, se no muore. Fanno un libro, la casa farmaceutica dice: no, vi denuncio, solo noi possiamo dire le informazioni sui medicinali. Loro fanno lo stesso libro, l'editore esce, perde la causa in tribunale, deve uscire un libro così. È uscito lo stesso, però ha dovuto tirare delle righe nere sulle informazioni che ci potrebbero salvare la vita. Ed è uscito questo libro, che io trovo di una aberrante, ve lo faccio vedere, è in tedesco. E inizia così, vedi, ogni tanto c'è una righetta nera, poi c'è qualche righetta, qui c'era un medicinale che faceva benissimo, e non sapremo mai qual è. Poi qualche farmaco, qualche righettina. Qui c'era una cura assolutamente da non fare, se no ce l'avevi nel culo, ma non saprai mai quale. Poi ci sono varie cose, ti dicono: guardate che 22.000 farmaci non servono a niente, anzi sono tossici, state attento. Poi arrivano ai 4 farmaci più venduti del mondo, tra cui il Prozac, che pare che induca al suicidio migliaia di persone tutti gli anni. Arrivano su questi psicofarmaci più venduti e la loro lista straordinaria di informazione è questa. Ecco, devi comportarti leggendo queste cose qui. Questa, moriamo da stronzi! E mentre noi siamo qui, c'è l'influenza. I medici cosa dicono? I sacerdoti? Vaccino. Vaccini. Il vaccino è una cosa che incide sul sistema immunitario. Aspetta, voglio farvi vedere una cosa. Perché poi mi dicono che io sono pazzo. Io sono andato a vedermi tutti i disegni, tutti si chiamano trials, tutti con un matematico, uno statistico, non con un medico. E vi faccio vedere. Allora, innanzitutto, l'unico paese al mondo dove esistono 10 vaccini obbligatori è l'Italia. Obbligatori, eh? Ti curano obbligatoriamente.
sei obbligato a curarti. Caso. Vedrete se non tirano fuori l'obbligo di giocare d'azzardo. Il grattevinci obbligatorio, non so, metteranno 5.000 lire di ICIA o 10 che paghi in più e poi estrarranno, non so, un codice fiscale alla settimana. Straordinario. Noi puntiamo su questa cosa e ti diranno che è un tuo diritto a vincere. Il tuo diritto alla salute. Beh, 10 obbligatori, l'ultimo vaccino è dell'epatite B. La legge è stata fatta nel 91, autorizzata da un grande ministro che ce lo ricordiamo sempre, il ministro De Lorenzo. Uno dei pochi scienziati che abbiano... Uno dice, cazzo, era corrotto. Però era avallato e garantito da Cirino Pomicino. Si viene a saprire, si viene a scoprire che la società Smith Kline, che fattura 300 miliardi con questo vaccino all'anno, il proprietario ha dato, durante il processo confessato da lui, 600 milioni a De Lorenzo perché gli approvasse l'obbligatorietà del suo cazzo di vaccino. Va bene? Allora, vado a vedere cos'è un vaccino. Il principio del vaccino è: prendi un bambino sano, che non ha neanche un anno, col suo sistema immunitario perfetto, giusto, a un anno, non ancora mangiato in nessuna trattoria, B. Gli inoculi un virusino piccolo, in modo che lo abitui un po'. Nel caso arriva il virus più grosso, il virusino piccolo è lì che ha anni che gira e fa un culo così al virusino. Se però il virus grosso non arriva, il virusino rimane lì, in circolo. Oltre al virusino c'è anche un po' di mercurio. E allora abbassa i sistemi immunitari. Parliamo di sistemi immunitari. Non abbiamo più difese di un caso. Siamo tutti raffreddati, tosse, bronchiti. I bambini tutti a letto. Vado a vedere i grafici, ho detto, ma si può mettere in dubbio un vaccino? Io dico di no, speriamo che le cose che dico non siano vere, porca puttana, perché se solamente sono vere, io cazzo, ma io spacco tutto. Allora vado a vedere i grafici e vedo i vaccini che ci fanno vedere. La difterite in USA, questi sono dati Instat, non sono miei, è scomparsa. Il vaccino è stato messo nel 1930, in 20 anni, nel 50, scomparsa della difterite. I grafici che ci hanno sempre fatto vedere sono questi, ma ci hanno fatto vedere l'ultima parte di un grafico. Se ce l'avessero fatto vedere tutto, forse avremmo ragionato un pochino di più, perché tutto è così. La difterite stava scomparendo per i cazzi suoi. Veri, la poliomielite stava scomparendo per i cazzi suoi. Sabin, il grande scienziato, un di bella, uno che si inoculava, uno che non ha venduto niente a nessuno, è morto col dubbio sul suo vaccino. Il grafico, là dove hanno fatto le vaccinazioni, le malattie sono scomparse, dove non hanno fatto le vaccinazioni, le malattie sono scomparse lo stesso. Sono cicliche, e noi non abbiamo neanche un attenuante. Caso un attenuante, nel Medioevo ci si ammalava, ci si moriva, non si vedeva il microbo perché non c'era il microscopio, era Dio, perlomeno era Dio che ti faceva ammalare, non una multinazionale del cazzo, era Dio. La gente viveva, non aveva l'idea dell'igiene. L'igiene è un'idea, se ce l'hai, ce l'hai. La gente dormiva, cagava per le strade nel 300, cagavano per le strade, cagavano, pluff, puff, per le strade. La gente camminava, speriamo che non caghi quello del terzo piano che ha mangiato come un maiale. Nessuno ci faceva caso. C'erano i maiali che passavano nelle stradine, mangiavano lo stronzo che tu gli depositavi. Tu mangiavi il maiale, lo ricagavi, lui si rimangiava. Insomma, non c'erano. C'era un ciclo biologico straordinario. E la gente si ammalava, perché c'era gente che aveva la cucina, la camera da letto e il granaio tutto insieme. I topi convivevano con i topi. Milioni di morti per la peste, perché il topo non dava, anzi, il topo era lui che si preoccupava. C'era il topo che dormiva con uno e diceva, non mi attaccherà mica delle malattie questo.
Ma perlomeno c'era un po' di idea dell'aldilà. Noi non abbiamo più al di là, c'è tutto al di qua. Non c'è più neanche un pochino di magia, niente. Una volta c'era un po' di magia, i Paracelso facevano, non so, le cose, i quattro liquidi, i pianeti, c'era un po'. Adesso c'è qualche Madonna che piange, qualche D'Alema che ride, ma non c'è più quasi un cazzo. Una volta c'erano i pentoloni, la magia, giravano i pentoloni magici. C'erano, ci buttavi dentro zampa di ragno con unghia di castoro. Giravi e dicevi parole magiche. Abracadabra, agindo, dirla, non sarò mica proprio un pirla. E si apriva l'occulto. C'era un po' di occulto, è vero? Forse c'è ancora oggi, non ci sarebbe una pentola magica. Basta che clicchi invece di avere una pentola e le parole non sono abracadabra, linda pirla, ma sono www.itelecombafancool.com/... e si spalanca Infernet, l'occulto del moderno medioevo, eccolo qua, l'abbiamo voluto. La coscienza, la memoria del mondo che ci arriva, noi che siamo senza memoria, eccola, c'è tutto, è inutile che ci scandalizziamo. Lui sta guardando che cazzo sta succedendo lì, non te lo posso spiegare. Sesso, internet, nata da un'idea straordinaria, informazione, la faccio, la ricevo, libera, gratis. Sesso da tutte le parti, gente che si massacra di pugnette con la carta di credito. Con una del Wyoming, magari c'hanno quella di fronte che dice: se vieni da me ti do tanta di quella figa che ti faccio un paciere gratis, scemo. Tutto, siamo noi quelli lì, siamo noi questi qui, noi siamo questi. Frog, cani, questo chi dovrebbe protestare? La protezione animali o il ministero delle pari opportunità? Che cazzo ne so. Smembramenti, ci sono smembramenti di idee, questo è il capovolgimento ideologico, quello che sta succedendo adesso. Su internet c'è una società per azioni legalmente riconosciuta, c'è il suo statuto, è il Ku Klux Klan, è regolarmente riconosciuta negli Stati Uniti, e il terzo comma del quarto paragrafo dice che se tu ce l'hai col Ku Klux Klan è perché sei uno sporco razzista. È straordinario. Prendi l'idea del tuo nemico, la fai tua, come Berlusconi, cazzo, ha fatto sempre così Berlusconi. La sinistra è andata al governo in tutto il mondo con l'idea della destra. Prendi l'idea del tuo avversario e il tuo avversario sarà in braghe di tela. Il Papa va a Cuba e Fidel Castro dice: io sono contro l'aborto. Il Papa ha detto: adesso che cazzo dico io? Se me l'ha detto lui. Capovolgimento del pensiero. Una volta c'era un partito con un'ideologia, se rispecchiava la tua ideologia ti iscrivevi a quel partito. Adesso è il contrario, se tu manifesti un'idea state attenti perché arriva il partito e te la prende. Non pensate più. Lei mi dirà: non è difficile, non l'ho mai fatto nella mia vita. Ma c'è tutto, c'è concetti della vita, concetti della morte. Lady Diana o Diana, vi ricordate il fratello quando morì Lady Diana che disse: cazzo, sporchi, schifosi, avete speculato sulla morte di mia sorella, ve lo ricordate? Lui oggi sta vendendo l'ingresso per la sua tomba a 40 sterline l'uno, per mettergli un fondo che c'ha già 150 milioni di dollari, un fondo, 250 miliardi. Io credo che se lo usassero bene questo fondo, non so, per eliminare per esempio Elton John. Cazzo, è lui che porta, cazzo, come fa una canzone muore qualcuno. No, è vero, meno male che canta dal vivo, c'è da toccarsi le balle con quello che canta dal vivo. La morte senza al di là è solo al di qua, e allora diventa una componente di un prodotto nazionale lordo. E allora diventa tutto così, senza misticismo, senza un po' di spiritualità, diventa un conto, un numero,
e diventa la sua dipartita. Dopo una grande tragedia ci si soffia sempre il naso, diceva un grande poeta. In internet c'è la classifica, il Darwin Awards, alla morte, cioè il premio alla morte più stupida. Quello che è morto più da stronzo nell'anno vince un premio, ma ve lo giuro, è straordinario secondo me. Quest'anno ha vinto Charles Berger, che dal 40° piano di un grattacielo, per dimostrare che i vetri erano antisfondamento, ha detto guardate un po', ci è andato conto, e è caduto giù, perché erano antisfondamento ma dall'esterno. Straordinario, straordinario. Secondo classificato è uno che dormiva e sul comodino aveva il telefono e la pistola. È squillato il telefono, dream, pum, pronto. Vere, eh? Non sono cose inventate. Il terzo, un veterinario che è stato chiamato perché una mucca non andava più di corpo da un mese, è arrivato lì col suo guanto, si è messo il suo guanto, aveva la cicca in bocca, alzato la coda, ha messo il braccio dentro, l'ha stappata, una scoreggia di metano arso vivo sulla sigaretta. Arso vivo. Questa è la grande morte. È la morte che non ha più eternità. È la morte che non ha più eternità. Oggi si muore e il concetto di vita e di morte non lo sa più nessuno. Pensiamo di avere noi l'ottica del mondo. Lo specialista ti dice quando sei morto, cazzo. Lo specialista. Una volta si moriva, morivi. L'ultimo respiro, esalavi. Vi ricordate quando si esalava? Non si esala più. Si scorreggia, ma non si esala. L'anima non può uscire da sotto. Una volta esalavi, ma il concetto di morte, scusate un po', cerebrale o di cuore. 2 miliardi di musulmani, per 2 miliardi di musulmani la morte è una morte quando esali, quando il cuore non batte più. Per 2 miliardi di musulmani. Per 1,5 miliardi di cattolici la morte è cerebrale. Chi ha ragione? Come fa una persona a dire sono morto, sono vivo? Come si permette? Sono morto perché un apparecchio elettronico arriva tarato a un certo punto, su una frequenza, fa e diventa piatto. La curvatura del mio consumo, produzione, si restringe fino a zero. Non produco e non consumo, sono morto, ma respiro. Cazzo, ho paura di queste cose qua. Nel Medioevo morivi, la morte era una cosa come la vita, trionfava, nessuno aveva paura della morte, era Dio che ti chiamava, andavi da qualche parte, andavi dall'altra parte e l'ultima immagine che ti portavi di questa cazzo di vita era l'immagine di tuo familiare, tua mamma, tuo figlio, un tuo caro, morivi a casa tua, ti portavi a casa di là, tua mamma, tuo figlio. Oggi l'ultima immagine che ti porti di là, quando il congegno fa è un primario che ti guarda con l'orologio così, che dice su, facciamo presto che il fegato va in putrefazione. Ma cos'è? Io ho delegato questi concetti più grandi di me, cos'è la vita e cos'è la morte, alla mia assicurazione. Ho fatto un'assicurazione sulla vita e sarà il mio assicuratore a dire se sono morto o vivo. Se deve pagare sarò eterno, col cazzo che muoio. Sì. La morte, si muore e non c'è più l'immortalità, cazzo, non c'è. Moriamo per 35 anni, ma vi giuro. Mi puoi dire come ti chiami? No, un giochino. È di cognome? Alberto Maris. Alberto Maris, nato il 24/5/66. A? Sì, ma a Milano. Ora mi permetti, facciamo anche per voi perché può essere interessante. Vediamo quanto costerebbe. Vabbè. No,
non ti offendere, Mari, però no, anche per te, magari, così ti sai regolare cosa può venire. No, è un piccolo preventivo. No, per tutti, per tutti. Io sono di Genova, quindi mi piace avere le cose a posto. Io credo nella reincarnazione e nel mio testamento mi sono lasciato tutto a me. Così, se rinasco, c'ho già qualcosa. Mari, si può illuminare lui? Vabbè. Senti, io volevo dirti, Alberto, i prezzi sono giusti. Io ti ho messo una barra media, cioè con un po' di zinco dentro, con la valvola, non so se sfiati molto tu. Sfiati, vabbè. No, 2.100.000. Accessori sono il cuscino, un lenzuolino, un po' di cose normali. Addobbi floreali, guardate cosa bisogna pagare. Se muori a Milano e hai la residenza a Milano, perché se muori fuori o hai la residenza fuori è il doppio. Questi sono i costi per la nostra morte al di qua. 2.100.000, trasporto fiori e pal, certificato di morte. Poi lo Stato, pensavi di essertene liberato, affitto dell'oculo per 35 anni, poi dopo 35 ti riesumano, ti tritano e ti buttano via. Dove cazzo non ripaghi 35 anni? Spese di contratto, spese sanitarie, spese amministrative generali, tassa di trasporto, le tasse dopo morto. E poi la cosa straordinaria, vera, l'Enel. 525.000 lire di Enel. Vai nell'oltretomba al buio e devi pagare la luce. Questa è straordinario, è vero? Poi ci metti il necrologio sul giorno, se no non vende più un cazzo. Una donazione alla parrocchia e poi un omaggio te lo faccio io. Se guardi lui bene, la foto te la do io. Ridi, sorridi, stupendo, vabbè, questa te la do io in omaggio, poi adesso puoi toglierti le mani da lì, questo per dimostrare che la morte è solo al di qua, tutto al di qua, e allora per avere un po' di, ogni tanto un po' di anima, ce l'andiamo a cercare, e ci andiamo a cercare l'anima con la beneficenza, dobbiamo essere solidali, i popoli muoiono di fame, in Bosnia c'è la guerra, allora dobbiamo fare qualche cosa, gli Hutu e i Tutsi. La verità è che i morti siamo noi, allora per sentirci un po' vivi diamo un po' di soldi a quelli là, gli mandiamo qualche aiutino. Perché siamo i morti, siamo noi. Siamo gli altri combattono per delle cose straordinarie, di esistere, fanno delle battaglie per i figli, per la casa. Noi ho visto il telegiornale 3-4 giorni fa, 15 minuti di telegiornale, in preda al panico tutti perché Armani non riusciva a sfilare a Parigi. E tutti gli stilisti che Dio, Dio, che lavoro, Dio. E allora i 1.500 pasti, piuttosto di buttarli via, li diamo ai sans-papiers a Parigi. Ma ragazzi, ma porca puttana. Maria Pia Fanfani che sfila per le donne afghane. Maria Pia Fanfani. Ma ti venisse un levriero afgano che ti massacrasse le chiappe? E allora noi avremo il nostro giubileo. Il giubileo rappresenta quello che era il purgatorio, il nostro purgatorio. Ci dovremo purificare col giubileo perché poi, signori, ci aspetta il paradiso. Il nostro grande paradiso, il più bel paradiso che ci poteva toccare, c'è oggi. C'è, perché la nostra idea di paradiso è la sacra, grandiosa Europa. Sì, la grande Europa, andiamo in Europa, si diceva andiamo a Gerusalemme, e tutti quelli che andarono a Gerusalemme non ne tornò uno indietro. Andiamo in Europa, però non tutti possono andarci, solo quelli che avranno la grazia, solo quelli che si comporteranno bene, solo quelli che si comporteranno molto bene andranno in Europa. I sacramenti.
vivere con grazia dentro i parametri. Aspetta, non dovevi fare il tuono adesso, aspetta. Mi hai rovinato tutto adesso. Dovremmo vivere sotto i parametri di Maastricht in grazia. Altro che 35 ore, 74 ore. Come tre filippini dovremmo lavorare. Morire a 80 anni, ma vi gira le balle. Lei pensa, ma guardate, non potete più andare avanti così, con l'età così in buona salute. Abbia pazienza. Ma non è possibile. Siamo la nazione più vecchia del mondo. Ogni ragazzo che lavora c'ha tre pensionati sulla schiena. Non ce la facciamo più. Non ci si può fare così. Cazzo, ma vivono benissimo oggi i vecchi. 80 anni mangiano fritti, cazzi, digeriscono tutto. Pisciano a 10 metri, che cazzo di prostata? Pisciano laggiù, la prostata ce l'ho io. Noi non facciamo più figli perché no, abbiamo la metà degli spermatozoi dei nostri nonni. I nostri nonni avevano degli spermatozoi che uscivano. Dov'è? Vieni qui. I nostri escono sul cuscino. E noi vogliamo entrare in Europa con una forza vecchia così, in buona salute. I parametri non lo permetteranno. Vi dovrete estinguere nei 59 anni e mezzo. Diventano anche molto più furbi i vecchi oggi. Sai che quando facevano quei viaggi organizzati, 12:05 con la cena, visita Monte Carlo a 100 all'ora, gli facevano vedere Monte Carlo, poi li chiudevano in un ristorante, gli vendevano le pentole. Adesso fanno il viaggio, mangiano come struzzi, poi c'è la legge, 7 giorni puoi ridare indietro la roba, fanno finta di comprare, il giorno dopo restituiscono tutto. E invece di pensare a sfoltirne un po' di vecchi che non possiamo andare avanti così, fare delle leggi, non so, dargli le sigarette gratis, farli uscire col buco nell'ozono. Invece di fare queste cose, noi cosa facciamo? Inventiamo il salvavita Beghelli. Ma che cazzo sta succedendo? Il salvavita Beghelli? Che ti rovinerà la vita, come vai fuori per il weekend, drilla nonna, che cazzo è successo nonna, non volevo vedere se funzionava, ma vaffanculo, te tutti i begali del mondo, i parametri, noi non potremo vivere così, le 35 ore, nessuno parla di che cosa si dovrebbe fare dopo le 35 ore, nessuno parla, perché nessuno ha esattamente un'idea di che cazzo fare quando non si lavora. È questo il problema. E allora se staremo bene sotto i parametri, se noi rispetteremo il sacro PIL, il PIL, il prodotto interno lordo. Ma cos'è? Uno stronzo, cos'è? E allora noi potremo accedere all'Europa e avere la grazia. E noi, se avremo tutti questi parametri a posto, i nostri figli e i nostri nipoti potranno a testa alta dire sì, siamo competitivi! Ai coreani li facciamo un culo così! E mentre noi ridiamo di queste cazzatine, che mi permetto, sta avvenendo la più grande operazione di colonizzazione della storia dell'umanità. L'Europa non esiste come non esisteva Gerusalemme dell'epoca, non esiste come continente, non esiste come lingua. Facciamo studiare l'elementare l'inglese e gli unici che non fanno parte dell'Europa sono gli inglesi. Abbiamo che lingua si parlerà? Il calabrese, tu, cosa parleremo? E mentre noi parliamo così, noi pensiamo che un Parlamento europeo vegli su di noi. Il Parlamento europeo non esiste. Signori, sono andato a vederlo. Esiste fisicamente perché l'abbiamo pagato noi con la nostra questua. 5.400 miliardi, 500.000 metri quadri, in centro di Bruxelles, si chiama Caprice de Dieu. I francesi lo chiamano Caprice de Dieu perché non ci hanno capito un cazzo a Bruxelles. Ma che cazzo avete fatto qua in mezzo per permettere ai parlamentari europei
di riunirsi, 5.400 miliardi, di riunirsi per ben due volte all'anno. Oh, volevano stare larghi, non lo so. La verità è che i parlamentari non esistono. In Parlamento europeo ci sono andati e ci continuano ad andare gli scarti dei parlamenti di tutte le nazioni. Anche noi, quando non sappiamo più che cazzo fare di questa gente, vai un po' a rompere i coglioni a Bruxelles. E li abbiamo mandati lì. Ci abbiamo mandato un cantante folclorinese, Gippo Farassino, è andato a fare il Gippo Farassino il parlamentare europeo. Boniperti, cazzo, Boniperti che palleggiava. Che cazzo fa? Montesano, chi ci abbiamo mandato? Chi è che comanda in Europa? Comandano le commissioni. Commissioni, 20 persone, 20. 20 professionisti, 20. Tutti consulenti di grandi multinazionali, tutti, 20 persone che determinano il destino di 400 milioni di individui. Nessuno dice niente, noi non ne sappiamo niente. L'articolo di Maastricht, questo qua ve lo faccio vedere, sentite, guardate che sono le parole, eh. Scusate, ma con le parole, dovete, cercate di capire, le parole ce lo metteranno in quel posto, con le parole. Quando vi faranno un forno inceneritore, che non sentirete più parlare di forno inceneritore, vorrà dire che l'avranno fatto e l'avranno chiamato in un'altra maniera. Ma faranno un forno inceneritore. Inceneritore non lo chiameranno più, perché la cenere, cenere evoca, la cenere, dove cazzo la metto? La cenere. Non si chiamerà inceneritore, ma si chiamerà termodistruttore. Termodistruttore. Fuh! E si distrugge. Le parole, signori, le parole. Articolo 157 di Maastricht. I membri, qui c'è un'autoanalisi obiettiva. I membri della commissione, sentite con che parole usano, eh? Non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Le deliberazioni prese dagli organi di comando sono esecutive. 20 persone su 400 milioni di persone. Hanno già tolto 70 razze di cani. Se il bassotto non è alto 15 centimetri da terra, viene eliminato. Ci sono dei bassotti che camminano in punta per non farsi eliminare. Se, te lo giuro, 70 razze di cani. Hanno già deciso che il sedile degli autobus europei dovrà essere largo 42,6 centimetri. 42,6 centimetri. Gli inglesi hanno detto, che cazzo dite, noi siamo di fianchi più stretti ma col buco del culo più largo, non ci possiamo stare. E mentre non andiamo avanti così, ci buttano parametri addosso. Unico popolo, il popolo europeo, il popolo siamo tutti uguali, state attenti. Siamo tutti uguali, non è vero. Si cancellano le differenze facendo finta che non ci siano. Come Hitler diceva, siamo un po' tutti uguali tra noi. Gli ebrei e quegli altri sono leggermente diversi. A me piacciono gli ariani, biondi, occhi azzurri. Stanno facendo la stessa cosa, questi qua. Più sporca. Ci riempiranno di diritti. Ma cazzo, ma se non si... Ma vi rendete conto che ci sono milioni di musulmani, che la democrazia per un musulmano è di 600 anni fa? Ci sono gli ebrei, ci sono gli ortodossi. Ma le leggi, esce una legge in lingua olandese, viene tradotta in inglese, riviene ritradotta in italiano, è un'altra cazzo di legge. Non ci capisce più nessuno. Ma se non si sono neanche messi d'accordo in 15 anni su cosa metterci sull'euro di carta. La Germania ci voleva un Wüster, ma che cazzo di Wüster? No. Poi sono andati sui personaggi, le cose non andavano bene. Poi sui personaggi, hanno detto, ci mettiamo Mozart. No, Mozart era massone. Benissimo. Shakespeare, no. Shakespeare ha scritto Il Mercante di Venezia, era antisemita. Allora ci mettiamo Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era culo. Ciampi ha detto, ci voglio quello lì. Per affinità ideologiche. E da noi... Il popolo italiano ha deciso che cosa mettere sull'euro. Il popolo italiano, dove l'ha deciso? Al Parlamento europeo, in Cassazione, in un tribunale. Dove l'ha deciso? A Domenica I! A Domenica I! Con Frizzi!
Frizzi! Gli olandesi pensavano che fosse il presidente della Repubblica. Ma che Frizzi! E ha messo sulla moneta euro l'uomo di Leonardo da Vinci così, che invece doveva metterlo non così, ma di lato da dietro, e leggermente inchinato davanti, sui 90 gradi. Guardate, che mentre noi siamo così, arrivano i diritti, ci stanno riempendo di diritti. Diritti. Il diritto di avere la tua macchina riparata da un'officina autorizzata c'è, ti elimina la libertà di farti una riparazione da solo. Oggi se ti apri il cofano e il vigile ti vede, ti arresta. Che cazzo fai? È mia. Non può guardarla dentro, non ha la norma. Non ha il certificato per guardare dentro. È così. Se lei va al supermercato adesso e prende uno yogurt, esce, si accorge che è scaduto, le è scaduto a lei, nel tragitto. Ce l'hai la caldaia a norma. Spariranno migliaia di negozi, negoziettini. Spariranno. È bello. Spariranno. È Ricci, quello, il Michele Greco della comicità italiana di Striscia la Notizia. Uno, io direi che un applauso se lo merita, dai. Forte, forte. La Bertè, forte. Fabrizio De André, cazzo, c'ho tutti i miei amici oggi. Grazie. Dio mio. Saremo riempiti di diritti. Diritti, signori. Categorie di negozi scompariranno. Il venditore di occhiali non potrà più chiamarsi venditore di occhiali, quello che 30 anni, 50 anni che si è passato l'attività col figlio, dovrà essere produttore di sistemi oftalmici e costerà 35 milioni. Il sistema antincendio costerà 15 milioni, tutto a norma e tutto certificato. ISO 9000, ISO 12000, IUMK. E allora nascono con le sovvenzioni europee persone che fanno dei lavori che nessuno capisce, alienati mentali che parlano di qualità totale, come se potesse esistere una cosa di qualità. Esiste una persona di qualità, ma se sei uno stronzo fai delle stronzate. Parlano di know-how, è vero? Parlano di... Guardate sul Corriere cosa cercavano a Milano. A Milano c'è pieno di questa gente da 6-7 milioni al mese. Cercavano un human resource specialist, uno specialista in risorse umane. Noi siamo risorse umane, non persone, risorse come il carbone, il petrolio, e ci specializzano, ci certificheranno. Noi siamo delle risorse umane. Ora vi faccio vedere il più grande certificatore europeo. È un'azienda inglese, questo guadagna circa 1 miliardo l'anno con le sovvenzioni CE, cioè nostre. Sentite che cosa dice attentamente questa persona qua e ditemi per favore, poi io vi chiederò, se non siamo di fronte a un malato. Eh? Facciamo un attimo la prova, ve lo faccio vedere perché sembra che mi inventi le cose. Vai. Attualmente a Kings Grove la qualità è nelle mani di Bruce Armstrong. Sì. Se si guardano i grafici di misurazione, non sono parole ma numeri. Quindi non diciamo ci aspettiamo un lavoro di qualità. Noi scomponiamo il significato di qualità in termini di conformità alle richieste e trasformiamo le azioni individuali in misure. Ad esempio, se mostrassi il mio grafico di misurazione fuori dal mio ufficio, tutti penserebbero questo fa sul serio, oppure questa società fa sul serio. E se lo fa lui, perché non potrei farlo anch'io? Così ho scelto effettivamente una misura particolare circa 2 anni fa e l'ho mostrata fuori dal mio ufficio. Si trattava di garantire che io avevo aperto tutta la posta entro 4 ore dal ricevimento e avevo dato istruzioni di conseguenza. E quindi... Era un compito facile? È stato semplice? Beh, non ero molto bravo all'inizio, ma da lì a 3 mesi stavo raggiungendo l'obiettivo zero difetti, perché volevo essere sicuro che il resto della forza lavoro non vedesse il mio fallimento. Dopo circa 6 mesi, siccome stavo arrivando all'obiettivo zero difetti e non volevo dare l'impressione che le persone possono fissare degli obiettivi leggeri, ho cambiato le misure in qualcos'altro. Ora la mia misura è quella di andare giù in officina ogni mattina e ogni pomeriggio e comunicare con 6 persone a caso. Io mi misuro su quello, ritengo che alla mia forza lavoro piace vedere il campo. Porca puttana.
puttana, ma porca puttana. Ma è, ma scusate, è o non è un malato mentale questo qua? Uno che parla di errore zero, non è neanche riuscito a fare l'errore zero. Dio, non ce l'ha fatta Dio a fare l'errore zero, se no non si spiegherebbe l'esistenza in vita di Emilio Fede. Come cazzo fai? Eh? Qualche casino l'ha fatta anche lui, povero Emilio. Emilio, straordinario, Antonio, straordinario. Ma una volta ho aperto la televisione perché si stava intervistando da solo e non capiva le domande, lui. Dio sa. E noi sentiamo questi qui che parlano, la Confindustria che parla, bisogna investire quali 35 ore, ci aspetta il futuro è la crescita, crescita esponenziale, sì, liberalizzazione del capitale, crescita. Il know-how, la tecnologia, il costo del lavoro è troppo alto, il costo del lavoro è troppo alto. Il quoziente di intelligenza dei nostri industriali fa schifo. Perché? Ferma, aspetta, aspetta un momento. Vi faccio un esempio. La Swatch, Hayek e Schmidheiny, due svizzeri. C'era il predominio degli orologi giapponesi. Si sono inventati un orologio, non sono andati a farlo in Thailandia, fatto dai bambini di 9 anni come i nostri. Sono andati in Svizzera e hanno fatto un orologio dove la manodopera è la più cara del mondo. La più cara del mondo, e hanno fatto un culo così ai giapponesi. Allora perché? Perché hanno preso un orologio che era di 10.000 pezzi e l'hanno cambiato come tecnologia. Lo fanno di 10 pezzi. Questi qui vogliono il know-how. Facciamo il know-how. Il costo del lavoro. Questa gente è criminale. Se una persona va in galera per una cazzata, negli Stati Uniti c'è free time is out, 3 volte sei fuori, vuol dire che se tu rubi 3 volte un pomodoro, lo stesso reato per 3 volte, prendi l'ergastolo. Una persona può entrare in galera, morire che non succede niente. Un'azienda può fare i cazzi suoi per sempre. Allora io proporrei la pena di morte per l'azienda. Una pena di morte! Rompi i coglioni 3 volte, fai dei buchi nello zono, devo pagare io, li paghi tu 3 volte. Se fai 3 volte lo stesso reato, la tua azienda viene sciolta. E basta questi qui che vanno in televisione a parlare all'Europa con le sedie alle Antille olandesi. Che cazzo è? Falla qui la sede, tira fuori i coglioni della Confindustria. Ce l'hai alle Antille olandesi i coglioni, però io il culo ce l'ho qui in Italia. Ti faccio vedere il know-how, guarda il know-how. Questa è la Fiat. Romiti, tra un patteggiamento e l'altro, parla, capisce? Lui che c'ha un anno, come apre bocca, 1 anno e 3 mesi di galera, patteggia e parla. Io non posso parlare, che sono la fedina penale perfetta, va bene? Va bene. Allora, vi faccio vedere, aspetta un attimo. Il Vespo Nord. Questa è la dimensione del know-how della grande elettronica, della grande industria dei nostri tempi, la Fiat. Guarda invece dove va a fare le vespe. Guarda invece dove le fa le vespe, quelli del Vesponauta. Guardate dove le fa, in India, guardate. Pum. Quello lì è il controller manager. Questo è il reparto ricerca e sviluppo. Vai, questo è il quality controller, questo è il logistic manager e questo è il consiglio d'amministrazione. Vaffanculo, va. Io santo. E allora, perlomeno un sistema democratico, era molto più un sistema democratico, un sistema feudale sulla ripartizione dei redditi e della ricchezza. C'era il Papa, c'era il Re, c'erano i Vavassori, c'erano le corporazioni di artigiani, c'era l'artigiano che faceva le scarpe, era padrone dei suoi attrezzi, aveva il suo magazzino e i clienti erano i suoi amici, i suoi parenti o i suoi vicini. Poi è arrivato il mercante gli ha detto: che cazzo fai scarpe? 10 paia, ne possiamo fare 100.
Sono io il tuo cliente. Il mercante è diventato il cliente, il padrone. E allora il mercante ha detto: non fare più scarpe, fai solo stringhe. Facciamo 1000 paia di scarpe, non 10. Quello che faceva scarpe ha cominciato a specializzarsi in stringhe. Gli attrezzi non erano più suoi, il magazzino non era più suo, i clienti erano il mercante, il fornitore era il mercante, e a suo figlio ha cominciato a insegnare a fare stringhe. E al figlio del figlio, se gli dici che cos'è una scarpa, non lo sa più. E noi siamo così. E allora dove andiamo a pregare? L'Europa, il paradiso? Andiamo nelle nostre chiese. Le nostre chiese sono gli ipermercati, supermercati, dove noi entriamo in un supermercato come entrare in chiesa. Ci genuflettiamo per le offerte basse. Abbiamo il reparto comunione, dato che l'ostia per una direttiva CE scade. Vai al reparto formaggi, il grana non scade, e prendi il corpo di Cristo stagionato di 6 anni. E poi vaghi in questa grande cattedrale dei supermercati, dove tutti i prodotti sono ben allineati, fatti però non si sa come, fermati, non si sa come, perché oggi questa chiesa sei tu. Sì, non lo sapevi, la COP sei tu, sì, la grande COP, nata per bloccare un monopolio, è diventata il più grosso monopolio d'Europa. Le grandi cooperative, la cooperativa, cazzo, oggi la cooperativa, la COP, fattura 40.000 miliardi all'anno, in contanti, paga i fornitori a 8 mesi, e per 8 mesi compra e vende soldi. La più grande banca ad usura d'Europa è diventata la grande cooperativa. Grande la cooperativa. E cosa succede? Che chi deve entrare nelle coop si strangola. Lo strangolano col prezzo, lo strangolano col prodotto. Si fanno prestare i soldi alle banche, prendono i soldi dopo 8 mesi per lavorare, chiedono il prestito alle banche. Ma vedete tutto sto boom, tutto in mano alle banche, tutto in mano alle banche. Siamo pieni di debiti? Cazzo, nasce anche così. Questi incassano in contanti e investono, diventano finanziarie. E la roba, pur di entrare nella distribuzione, viene fatta roba di merda. L'olio d'oliva, lo tagliano con l'olio di noce turco, che se ne prendi un po' comincia a bestemmiare come un turco, caghi alla turca. Tutto l'olio di semi che c'è oggi in giro, tutto l'olio di semi viene ricavato con pioggia di benzina. La benzina estrae l'olio di semi. Se ti fai una bruschetta con quell'olio lì di semi, fai un rutto, fai 18 chilometri senza fermarti. Siamo alla manipolazione genetica. Oggi il ramo alimentare, fermi tutti, il ramo alimentare, chi ce l'ha in mano? Le aziende alimentari? Chi fa, ve lo dico io, chi fa le cose che mangeremo da qui a 20 anni? La più grande azienda farmaceutica del mondo, la Ciba Geigy, Svizzera, si è unita con la più grande azienda di pesticidi del mondo, che è la Sandoz Svizzera, e hanno creato un leviatano da 100.000 miliardi che si chiama Novartis. Novartis, la nuova arte. Guardate lo slogan: We are with you for life. Siamo con te per tutta la vita, non ti molliamo più. E oggi questi fanno dai farmaci ai controfarmaci, agribusiness, manipolazione genetica. Ti manipolano geneticamente un cibo. C'è gente che muore da stupidi, noi moriamo da stupidi. Una ragazza è morta la settimana scorsa, crisi allergica, perché era allergica al pesce, ha mangiato un uovo. Mangiando un uovo è morta per allergia al pesce, perché le galline mangiano farina di pesce. Moriamo da stupidi, non abbiamo un'informazione giusta e moriamo come dei coglioni. E questi manipolano la soia, manipolano tutto. Hanno un erbicida devastante, buttano sto erbicida che devasta tutto,
tutto, animali, piante, tutto, tranne le cose che piantano loro perché hanno l'antidoto. È come uno che ti dà un calcio nelle balle e poi ti dà una borsa del ghiaccio e te li fa pagare tutti e due. Stermina tutto. Ci sono oggi, vi ricordate le coccinelle? Quelle che portavano fortuna. Adesso sono duetti e mezzo con dei denti così. Che manipoliamo geneticamente tutto. Fatto da queste aziende qua, i supermercati, abbiamo questi prodotti qui. Entriamo nel supermercato e tutte le cose vengono fatte per uno scaffale, per un prodotto. I pesci, non c'è più un pesce normale. Non c'è più un pesce normale, io vengo da Genova, non c'è più un pesce normale. Ho sputato? Faccio schifo, dimmelo, perché vedo delle espressioni, speriamo che non mi venga qua vicino. Sono pesci tutti, le orate, queste cose, non nascono più, vengono allevate in grandi vasconi. Cioè, vi giuro, il coso, il salmone selvaggio, che non esiste più selvaggio. Selvaggio pesa 3 kg, quello in vasca 6. Viene messo antaxatina, canzaxatina per il colore. Gli danno da mangiare delle cose incredibili. Affumicato, normativa c'è, 12/15, 1993, aroma di affumicamento, una siringa. Dietro la cosa, fanno una siringa e diventa affumicato. Il salmone, lui non sa più che cos'è. Ci sono dei salmoni, hanno perso l'identità, cioè li fai vedere un fiume e vanno in discesa. Ci sono gli orsi che non capiscono più un cazzo perché li aspettano su e dico, ma come cazzo è che non ne passa più? Ne sono magri, magri. Noi entriamo nei supermercati come in chiesa, convinti di scegliere. Scegliamo fra cose tutte uguali, porca puttana. Tutte uguali, fammi vedere. Tutte uguali. 50 anni fa c'erano 10 volte di i polli, non nascono più polli normali. Nascono tutti dentro, come si chiamano quelle cose... Un bindo? Ma no, dove ci mettono anche i bambini? Incubatrici! Non mi veniva, cosa mi dicevi tu? Che parola mi... Stolde? Sembrano tacchini. Ma nascono in incubatrice. Allora, quando la gallina diventa adulta, è nata in incubatrice, non ha più il ricordo della cova dell'uovo. E c'è pieno di galline che le vedi con l'uovo così che non si ricordano più che cazzo fare. Sono... Così dice, ma c'era qualche cazzo che dovevo fare e non mi ricordo più. C'hanno il morbo di alzarmi le galline, ma ragazzi, stiamo facendo tutte le cose che mangiamo, che usiamo, fatti per essere trasportati, non per essere mangiate e usate. Il pomodoro che non marcisce più, c'è il pomodoro sempre duro, il pomodoro che marcisce da duro, come Bossi. Marcisce da duro. Abbiamo la metà dei prodotti di 50 anni. La mucca pazza, guarda chi è pazzo dei due. Quella lì l'ha spappolata le mani. Dio santo. Mucche che ormai non ci si fa di tutto, tranne che la mucca non è più una mucca. A Bassano del Grappa, guarda cosa ci fanno con le mucche. Guarda lì. Caso. Recidivo. Dopo Jenny il maniaco violenta anche una vitella frisona. Ma vi ricordate? A che punti stiamo arrivando? Eccola lì la vita. Senza autoreggenti, senza niente, ma col culo rosso. Lo vedi che c'ha il culo rosso? Vai. Entriamo in un supermercato. Le mele. 30 anni fa c'erano 40 tipi di mele, dai. Adesso sono 3, sempre quelle lì. Una verde, una rossa, una gialla. Tutte identiche, perfette, lucide. Che ci giochi a bocce da Dio. Tiri un'oliva col pallino e fai delle partite che sono una meraviglia. Dai, è vero o no? Vai. Banane, tutte uguali, tutta normativa c'è la banana, sai che se viene leggermente storta la scartano? La Chiquita, il carosello della Chiquita, non è una parabola religiosa che insegna ai nostri figli la cultura della differenza. Tutto ciò che non è a norma, se la banana è un po' storta, la Chiquita la scarta. E i nostri figli imparano il senso della differenza. Tutto ciò che è differente viene scartato. Si passa dalla banana a un handicappato e magari anche a un frocio. Il passo è brevissimo. Vai. Vai avanti. E adesso fermali, fermalo lì, ferma. Perfetto. Entriamo in un supermercato convinti di scegliere, è anni che non scegliamo più. Ci fanno scegliere da cose tutte identiche. Le macchine sono tutte uguali, le benzine sono tutte uguali, le televisioni sono tutte uguali, le assicurazioni sono tutte uguali. Siamo come in Cecoslovacchia 30 anni fa.
il libero mercato, scegliere tra cose identiche. Guardate questa qui, che sceglie tra cavoli identici, identici, ma lei sceglie. Si è messa il profilattico nella mano, ce n'ha uno sul cervello, ma quello lì non gli dà fastidio, e lei sceglie, guarda che sceglie i cavoli, tutti uguali, è solo questo qui, ecco questo, sì. No, no, prendo questo, forse questo qui, eccolo qua, oh, no, ne voglio una un po' più diversa, questa qui, no, ah, forse quello lì, no, ne voglio un altro, quello lì, quello lì, sì, è dato che la cop sei tu. Lui mi dice, no, no, licenziano una cassiera perché il conto te lo fanno fare a te. Batti e ti appiccichi lo scontrino, perché di te si fidano. E quando si fidano di te, tu come contraccambi gli fai un culo così e se lo meritano. Perché cioè, migliaia di gente cosa fa? Prende il radicchio trevigiano a 7.000 lire e batte scontrino aglio. Alla fine della giornata ha venduto 2 tonnellate d'aglio e un radicchio di merda striminzito così. Straordinari, è vero? E noi pensiamo, è lì la politica, ce l'abbiamo nel carrello, è lì che andiamo a votare tutte le mattine, lì che votiamo. Noi pensiamo che il potere ce l'abbiano questi fantasmi come il vostro sindaco. Chi è? Chi è? Dov'è? Un ectoplasma cos'è? Un ologramma fidanzato con un generale dei vigili, chi è? No, non mi viene neanche battute, non mi viene niente su, perché non c'è niente da dire. I politici sono morti, parlano di cose lontane da noi che non capiamo, parlano della bicamerale, il presidenzialismo forte, la proporzionale. Gente che fa delle cose, il CDU, il PDU, il CTU, il MDB, chi CTB, tu budu, Buttiglione che gira su se stesso al centro, poi gira un po' di qua, un po' di là, poi Capota, Cossiga che si dà una picconata nel culo da solo, poi dice cosa ho fatto, quell'altro che dice mettiamo una rosa sotto una quercia, facciamo un ulivo e 2 cavolini di Bruxelles, ce li mettiamo, e per Dio, Prodi che arriva e dice c'è la ripresina, toccatevi i coglioni, è la seconda volta che lo dice. Prodi, il nostro presidente del Consiglio, ve lo giuro sui miei figli, ogni 2 mesi arriva un funzionario del Fondo Monetario Internazionale, si chiama Dottor Russo, prende 2.300.000 al mese, scende all'Hotel Minerva a Roma, chiama Prodi e dice vieni un po' qua, del tu. E Prodi dice, su, vieni qua, vieni, fammi vedere un po' i conti, non ci siamo. Mancano ancora 2 punti di adeguamento strutturale. Adeguamento strutturale, usano queste parole, adeguamento strutturale. Che significa? Adeguare strutturalmente l'offerta del tuo buchino di culo, ma piccolissimo, a una supposta di domanda grossa come un dirigibile. Questa gente non conta. Noi siamo in mano a delle cose che non pensiamo neanche che esistano, Fondo Monetario, Banca Mondiale, gente che deciderà 10.000 chilometri che cazzo dovrà di acqua dovremo bere noi nel prossimo decennio. Non sapremo mai chi sono, perché noi pensiamo che siano questi, ma i poteri si stanno svegliando. Siamo al grande passaggio, ci siamo. Alla fine del secondo millennio, entrando nel terzo, si svegliano. Come nel 1999 tutti erano pronti a morire perché finiva il mondo, si stanno risvegliando per la seconda volta. Chissà se ci andrà meglio, chissà, si stanno risvegliando i 4 cavalieri dell'Apocalisse. Si sta svegliando il grande drago, il drago, i 4 cavalieri dell'Apocalisse. Voi non li riconoscete neanche, sai chi sono? Dimmi la verità, no. Non li abbiamo neanche mai visti. Eppure guardateli bene. Sono 4 banchieri. Una volta c'erano i gangster, oggi ci sono i bankster. Il primo sulla destra, guardiamo le facce, torniamo agli istinti. Guardate la faccia, Greenspan, presidente della Federal Reserve americana. Greenspan, guardatelo. È un uomo quello lì, o un cane da slitta.
È un cane quello lì. Solo che la differenza tra un cane e un banchiere è che se al cane tiri qualcosa te la riporta indietro. Il banchiere col cazzo che ti riporta indietro qualcosa. Vai avanti. Secondo, la grande banca del nostro paradiso, Dietmeyer, della Bundesbank. Tu o no? Bunde! Perché ridi? Che banca c'hai tu, scusa? Che banca c'ha? Banco Ambrosiano. E ci fanno i cori i bambini. C'ha lei, c'ha il Banco Ambrosiano, e va in giro per l'Europa col Banco Ambrosiano. Ma che cazzo è? Quello lì è la Bundesbank. E lui Banco Ambrosiano. Magari c'è anche il conto con lo zecchino d'oro. Banco Ambrosiano. Questo qua è Dietmeyer. Dietmeyer ha già nominato e ha già a stipendio con i nostri soldi Duisberger, direttore della Banca Centrale Europea Francoforte, quella che deciderà se casa tua potrà valere qualcosa, se tuo figlio potrà fare l'università o se tu ti potrai far crescere i capelli. Lo dirà uno nominato da questo Wüster andato a male, Dietmeyer. Terzo banchiere, Matsushita. L'hanno quasi arrestato, è coinvolto in qualche casino, presidente della banca giapponese, prima banca del mondo. Guardate che faccia. E guardate in fondo, vai. Lì, dal culo del drago, esce questa emorroide. Questa emorroide disumana che è il nostro governatore della Banca d'Italia. Fazio. Il grande Fazio. Beh, questi quattro li lega una cosa straordinaria, secondo me. Sono quattro banchieri di quattro banche che stampano monete e la prestano. Stampano soldi e prestano. Stampano e prestano. Noi non riusciamo più a percepire cos'è la verità. Non sappiamo se una medicina ci fa bene o male, se una notizia è vera o falsa. Non sappiamo cos'è un debito e non sappiamo più cos'è un credito. È vero? Ci parlano che abbiamo 2,5 milioni di miliardi di debito? Se c'è un debitore ci sarà anche un creditore. A che cazzo li dobbiamo sti soldi? Scusa, a chi dobbiamo 2,5 milioni di miliardi che mi rompono i coglioni da 10 anni? Con sto 2,5 milioni di miliardi? A noi, allora me li devo da solo, non voglio più un cazzo, siamo pari, ma fa culo. Cos'è? Va bene? È un sistema del debito. Questo è un sistema tremendo. Non riusciamo più a percepire. Se io adesso qui chiedessi a qualcuno che cos'è l'oro, hanno fatto rientrare tutti i canoni nei parametri rivalutando l'oro. Weigel, tedesco, ha rivalutato l'oro, noi abbiamo rivalutato l'oro di 3,000 miliardi sulla carta. Che cos'è l'oro? È una ricchezza l'oro. Siamo tutti convinti che sia una ricchezza l'oro, no? È vero, no, onestamente, dai. Allora, l'oro che cos'è? L'oro si prende facendo un buco in Sudafrica, in Turchia, oppure in Amazzonia. Quelli lì sono i cercatori d'oro. L'oro è una ricchezza. Questi sono, ecco, fermati lì. Sono 40,000 persone che fanno un buco per cercare l'oro. Un chilo d'oro, 300,000 chili di rifiuti. 1 a 300,000. Rifiuti di cianuro e mercurio. La cosa col più alto impatto ambientale che esista in natura è l'oro. Va bene, però è ricchezza l'oro. Scaviamo l'oro, prendiamo l'oro in un buco e quando prendiamo quest'oro da un buco lo portiamo e lo mettiamo in un buco sotto una banca. Cioè, prendiamo l'oro da un buco a un altro buco. Cazzo, facciamo direttamente la banca sul primo buco e vaffanculo. Che senso ha? L'oro... L'oro non è una ricchezza se lo prendi da un buco e lo nascondi sotto una banca, è solo un costo pazzesco. Sarebbe una ricchezza l'oro se lo dai ai dentisti che ci fanno delle cazzo di capsule, o agli orafi che lo lavorano, o agli elettricisti, ma se lo metti in un cavò, questi rivalutano. Rivalutano nulla. Nelle banche non c'è più niente, non ci sono neanche i vostri risparmi. Oggi i soldi nascono dal nulla creati dalle banche. Bip! Con un computer, 1,000 miliardi in Messico, il Messico bancarotta. Bip, 1,000 miliardi in Thailandia bancarotta. Corea bancarotta. Indonesia si mangiano le rupie. Jugoslavia c'è un'inflazione come nel 30 in Germania, che andavano a comprare le sigarette con la cariola. Arrivano con la cariola. Può succedere domani mattina qui.
può succedere. Domani mattina in banca non c'è più niente. Un agricoltore ligure aveva risparmiato tutta la vita, è successo 10 giorni fa. Mette tutto su un libretto, 600 milioni, tutta la sua vita, delle mani così. Entra in banca, non c'era mai stato in banca, non lo conoscevano neanche. Aveva risparmiato tutto su sto libretto. Entra in banca, deciso, mette il libretto lì, il direttore lo guarda e dice: cosa vuole? Vuole mica prelevare, mettere dei soldi? No, li voglio vedere. Ma come, ne vuole prendere un po'? No, li voglio vedere tutti lì. Casino, panico, non c'avevano niente, hanno dovuto chiamare carabinieri, furgoni, rassellare nelle filiali 600 milioni, gliel'ha messi tutti lì, gliel'hanno portati lì, lui è rimasto lì, lui l'ha guardato e ha detto: va bene, adesso li ho visti, me ne vado a casa, se n'è andato a casa. Straordinario! Cazzo, una volta si stampavano i soldi quando c'era l'oro nelle casse forti, si stampavano i soldi quando c'erano i nostri risparmi a proteggere i cazzo di check o di carte di credito, non c'è più niente! Stampano soldi e ce li prestano. Ora mi dite una cosa, di chi sono i soldi? È una domanda. La proprietà dei soldi di chi è? Eh? Dello Stato, quindi lo Stato siamo noi. Lo Stato, sapete che non esiste lo Stato. Lo Stato è un'invenzione giuridica, non c'è lo Stato. Ci siamo noi. Quindi i soldi sono i nostri. Benissimo. Allora, siete d'accordo? Sì, va bene. Allora, voglio sapere una cosa. Se i soldi sono i nostri, perché ce li prestano? C'è qualche cosa che non quadra, no? C'è qualche cosa che non quadra. Una volta avevi delle monete d'oro, erano le tue, c'era l'oro, un po' d'oro c'era, benissimo, però ce l'avevi in mano, tu erano tu. Tu adesso hai un pezzo di carta che ci scrivono 100.000 lire. Allora, vediamo di chi sono i soldi. Mi sono permesso di controllare l'ovvio, perché l'ovvio non lo controlla mai nessuno. E chi può controllare e leggere i soldi? Sono uno di Genova con dei grossi problemi. Allora, sulle 200 lire, sulle 100 lire c'è scritto Repubblica Italiana. La Repubblica Italiana siamo noi, va bene? D'accordo. Sulle 100.000, Repubblica Italiana non c'è più, c'è Banca d'Italia, un governatore, e poi c'è scritto pagabili a vista al portatore. Se c'è scritto quella cosa lì, qualche cosa vorrà dire. Pagabili a vista al portatore. Prendo le 100.000, pagabili a vista, vado dalla banca, mi vede a vista, cazzo. Sono il portatore. Me le può pagare, per favore? Ce l'avete scritto voi, che cazzo? Col cazzo che ti pagano, non ti pagano niente. Allora perché ci scrivono questa cosa qui? Però uno dice: ma Grillo, cosa dici? La Banca d'Italia è la banca dello Stato italiano. Non è vero, la Banca d'Italia è un SPA privata, la proprietà della Banca d'Italia sono 10 assicurazioni, 10 fondazioni e 10 banche, che sono tutte società per azioni. I proprietari sono sempre gli stessi, non si saprà mai chi sono, ma sono sempre gli stessi, con la sede e i coglioni alle isole Cayman. Stampano soldi dal nulla e ce li prestano. Lo Stato dovrebbe stampare i soldi ci servono per lavorare. Lo Stato dovrebbe dire: ce ne sono pochi? Ne stampo un po' e li metto un po' in circolazione. Ce ne sono troppo pochi? Ne stampo. Ce ne sono molti? Ne prendo un po' e ne brucio un po'. Mantengo la circolazione stabile, i prezzi stabili. I soldi servono per tenere i prezzi stabili e per farci lavorare, sono pezzi di carta. Però li stampa un SPA. Perché i soldi non dovrebbero essere così, Banca d'Italia, governatore, pagabile a vista. I soldi in un paese civile dovrebbero essere così, Repubblica Italiana e non Banca d'Italia, di proprietà del portatore, e invece di un cazzo di governatore, il capo dello Stato, firma lui, farebbe una cosa nella vita che ci potrebbe dare un minimo di soddisfazione. Grazie! Tuono! Un po' d'acqua. Grazie!
comunque. È un... Aspettate, dove andate lì? È un finto finale, si chiama. Si sieda. È finito il primo tempo, adesso passiamo al secondo. Io non so dove potremmo andare a finire, io non ho risposte, perché la gente mi dici tutte queste cose, ma poi non mi dai soluzioni. Io non ne ho soluzioni. Io vi dico solo state attenti, non fatevi prendere per il culo, ragionate, mettete in dubbio tutti, tutto, perché io non ho risposte. Dove andiamo? Da dove veniamo? Nessuno può saperlo. Da dove veniamo? Chi lo sa? Dove andiamo? Ma... Dio ha la trazione integrale. Dio ha quattro ruote motrici. Dio veglia sulla mia sicurezza. Dio vuole la cintura che mi faccia stare meglio e più sicuro. La cintura di sicurezza, concezione medievale della sicurezza. Perché con l'airbag e la cintura di sicurezza tu hai meno incidenti, ma vai più forte. Vai più forte perché ti senti più sicuro. E investi i pedoni, i ciclisti e quelli sulle panda che non c'hanno un cazzo. Questa è la sicurezza del si salvi chi può. La BMW, l'ultimo modello, ci ha messo 8 airbag. Ti danno 2 remi che se tamponi diventi un canotto, che te ne vai via così. La grande sicurezza dell'era tecnologica. Dio è la tecnologia. Metteranno il computer a bordo e il computer attraverso un satellite con un impulso farà il giro del mondo e ti dirà che tu sei qui. La nostra tecnologia sarà sempre più raffinata e sempre più per stupidi. Per stupidi. Siamo il primo paese al mondo come telefonini. Abbiamo battuto chiunque. Chiunque. Ma in un ristorante suonano i cappotti interi. C'è gente che va, è mio, ma no, ma se è mio quel telefonino lì, ma mi hanno chiamato sul tuo, ma non si capisce più un cazzo. C'è gente che per prendere la linea attraversa i binari e prende un rapido sulla schiena. E questa tecnologia noi la vorremmo portare nel terzo mondo, cosiddetto terzo mondo, perché la visione del mondo perfetta è la nostra. E allora i nostri telefonini li esportiamo già nel famoso terzo mondo e sono già ridotti così. Vedi? L'ha chiamato il suo direttore di banca, che è in scoperto di 3 gazzelle. Io non lo so, non so, non ho risposte. Io non lo so se sarà un'apocalisse, non certo quella degli strateghi, quella dei catastrofisti, il buco nell'ozono, l'effetto serra. La mia, io parlo sempre di un'apocalisse leggera, a inflazione zero, morbida, leggera. La pippa degli economisti, l'inflazione zero. Ah, sapete qual è la città europea col più basso tasso di inflazione? Potenza, non fa un cazzo a nessuno. E allora io non lo so, non so, non so dove andremo a finire, non lo so, ma io non credo. Nel quarto libro del Lysandrum, nel quarto capoverso, Lysandrum dice che l'Apocalisse avverrà moltiplicando l'anno demoniaco, il numero 666, per il numero magico che è 3, ma chissà. In che anno avverrà l'Apocalisse? Buonanotte. Grazie. Arrivederci.